tutti ragazzi, io sono Aldo e bentornati in un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Oggi vi voglio parlare di una nuova mia uscita dalla comfort zone. Sapete che ultimamente sono molto versatile, forse ancora di più, e sto uscendo in continuazione da quello che sono le mie letture standard. Mi cimento in nuove letture, in nuove avventure e ammetto che la cosa mi piace da morire. Oggi mi sono buttato in qualcosa del tutto nuovo e qualcosa del tutto innovativo. Avevo già sfogliato manga, titoli in merito a questo nuovo genere e avevo un po' paura dei cliché e dei luoghi comuni, ma grazie ad Amelia del canale Run e Amelia e grazie anche a un titolo molto accattivante sono entrato in un tunnel senza fine, sono proprio entrato in qualcosa che mi ha completamente stregato. Sto parlando proprio degli yaoi. Sapete che gli yaoi ultimamente stanno spopolando soprattutto tra i giovani, quindi mi voglio un po' adattare e mi sono cimentato proprio nella lettura di questi. Cos'è lo yaoi? Lo yaoi è un genere di manga che racconta proprio la storia d'amore o la relazione tra due ragazzi, a differenza ad esempio dello Yuri che parla di una frequentazione, una storia d'amore tra due ragazze. Oggi infatti vi voglio proprio parlare di Whispering Blue di Chasm, edito Manga Senpai, prezzo di copertina di 6,90€. Ci troviamo dinanzi a un titolo autoconclusivo composto all'incirca da 180 pagine. Whispering Blue è il primo titolo della collana Boys Love, adatta a tutti gli amanti degli yaoi e non solo. Oltre a questo titolo, prossimamente si andranno ad aggiungere Il collezionista di stelle e Servant e Lord. Questa collana è davvero molto particolare perché abbraccia situazioni, generi, problematiche molto differenti tra di loro, però che hanno come comune denominatore proprio l'amore tra due ragazzi. Whispering Blue a prima acchito, ammetto, soprattutto vedendo la copertina, non mi aveva proprio colpito. Mi aspettavo una storia piena di cliché e piena di luoghi comuni, invece mi sono completamente sbagliato e mi rendo conto che giudicare un manga o un libro dalla copertina è una delle cose più sbagliata al mondo. Il protagonista della nostra storia è Adrian, un ragazzo che a causa di un atto proprio non del proprio consono, una bravata da ragazzi, è condannato a svolgere dei lavori socialmente utili in una struttura dedicata alla cura dei mammiferi marini. L'ambiente è davvero molto tranquillo, la maggior parte degli operatori sono tutti giovani e uno in particolare attirerà l'attenzione del nostro protagonista. Conosceremo proprio il secondo protagonista che in qualche maniera stravolgerà proprio la vita del nostro Adrian, la stravolgerà completamente, capovolgendola e rivoluzionandola del tutto. Questo ragazzo ha un carattere davvero molto particolare, un carattere molto spigoloso, non ha un carattere proprio malleabile, ha tante corazze, però in fondo ha un cuore buono. La storia ha una struttura davvero molto particolare, cioè ingrana come se fosse una qualsiasi storia tranquilla, una qualsiasi storia cui siamo abituati a leggere, per poi addentrarsi in tematiche davvero molto forti, come l'omofobia, il bullismo, la ricerca del proprio orientamento sessuale, è un po' il prendere le redini della propria vita, perché Adrian a causa proprio di questo ragazzo mettere in discussione tanto fosse tutto della sua esistenza, del suo lavoro, della propria relazione, in quanto Adrian è fidanzato con una ragazza. Adrian passerà talmente tanto tempo con i vari animali, soprattutto con Blue, che in qualche maniera capirà quali sono stati i propri sbagli e cercherà un po' di rimediare, fino a quando non ci sarà proprio un confronto con la realtà. Ripeto, la storia è ben realizzata, ben studiata, c'è un ottimo, ammetto, un ottimo finale, davvero molto bello, inaspettato ma ben fatto, che darà una certa credibilità. Il grande problema secondo me a volte di queste storie d'amore in generale, è un po' quella di cadere nei cliché, nei luoghi comuni, nei power player, in situazioni forse fin troppo assurde, fin troppo al limite dell'immaginario, cioè azioni che una persona normale non potrebbe mai compiere. E di Whispering Blue ho apprezzato molto la semplicità dell'amore, dell'amicizia, del sacrificio
sacrificio del duro lavoro e poi la realizzazione dei propri sogni e dei propri desideri. Sono rimasto realmente sconvolto in maniera positiva dal titolo, perché ha affrontato proprio in una maniera talmente tanto bella, talmente tanto semplice, talmente tanto genuina la problematica della ricerca e la consapevolezza del proprio orientamento sessuale, che penso che sia stato fatto in una maniera incredibile, realmente ben realizzata, mai banale, profonda. E ammetto che anche la questione del bullismo, anche poi quella della psicologia e della figura del bullo, è ben realizzata. Ammetto che non pensavo che fosse un titolo così profondo, che riesce a toccare le determinate corde. Secondo me è un titolo adatto a tutti, non solo per gli amanti degli yaoi. Io non sono un yaoista puro, sto iniziando proprio da poco a leggere, e devo dirvi che per come è strutturato è realmente adatto a tutti. Anche il ritmo narrativo, cioè non vi immaginate ora un manga polpettone. Il ritmo narrativo alterna momenti forti di riflessione, anche di scontro, a delle gag uniche. E poi ragazzi, ci troviamo in un posto dove ci sono animali acquatici, troveremo le foche. Solo per questo deve essere letto. Il manga è strutturato in questo modo: avremo una sopracoperta colorata. Una volta tolto, questa sarà la copertina del nostro manga. Sfogliando ci accorgeremo dei disegni. Io ammetto che i tratti mi hanno colpito molto. I tratti sono ben definiti, ben delineati, soprattutto una forte caratterizzazione del viso. Gli occhi mi hanno colpito davvero tanto. Hanno questi effetti molto particolari che mi hanno ricordato alcuni disegni, alcune tavole delle Clamp. Ammetto che mi sono davvero piaciute e mi sono davvero stupito, perché comunque si nota e si vede il grande lavoro che c'è dietro, lo studio e soprattutto i sacrifici. Anche l'edizione del manga è davvero ben realizzata, un'ottima rilegatura, bello stabile, bello resistente, e adoro soprattutto che sia autoconclusivo. Non amo perdermi in storie infinite, in storie che durano mille e mille numeri. Una storia veloce, toccante, prende, ti distrugge, ti accartoccia e ti butta lì e tu resti lì inerme. Personalmente mi è piaciuta tanto, ripeto, lo sottolineo ancora, è una storia toccante che sottolinea l'importanza dell'amore che va oltre l'orientamento sessuale, va oltre qualsiasi cosa e vince sempre soprattutto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se la recensione vi è piaciuta, se conoscevate il titolo, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto e soprattutto perché. Vi ricordo anche che qui sotto nell'info box vi lascerò tutti i link utili ai miei vari social network per stalkerarmi come meglio potete, come sempre ovviamente, e il link per acquistare questa piccola meraviglia. Vi ricordo anche di mettere un bel pollice in su per supportare le mie recensioni e le mie passioni e di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Tra l'altro fatemi sapere se conoscete, se volete consigliarmi, se avete da consigliarmi altri yaoi da poter recuperare. Io sicuramente recupererò gli altri titoli di Manga Senpai che si vanno ad aggiungere alla collana Boys Love. Mi attirano davvero tanto e secondo me meritano molto. Per ora è tutto, ma solo per ora. Ashura e Whispering Blue vi salutano e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!